Buonasera a tutti, partiamo con le immagini della città di Arezzo per raccontarvi un po' quello che è successo della scalata al Castello edizione 2019 insieme a Moreno Sinatti, edizione 47esima. 47 anni che facciamo questa manifestazione, da oltre 20 anni nella città di Arezzo, prima ovviamente è iniziata nella frazione di Policiano e poi via via si è evoluta, diciamo, anche con caratteristiche completamente diverse. Però direi un grande spettacolo che anche quest'anno non è mancato alla scalata al Castello. Sì, non è mancato lo spettacolo, non è mancato la pioggia prima di partire. Comunque quella purtroppo sì, ci ha un pochino condizionato la partenza, la parte organizzativa, diciamo. Dopo è andata bene, perché si correva abbastanza bene, no? Non è che ha fatto qualche goccia mentre si correva, quindi dopo ha cessato completamente, il terreno era abbastanza, c'erano le pozzanghere fino all'ultimo. Ecco, qui abbiamo visto proprio la partenza data dall'assessore allo sport Tiziana Nisini insieme a Claudio Saviotti, che era lo starter ufficiale della manifestazione. Per quanto riguarda la gara amatori, quest'anno novità, partenza alle ore 20 in un orario un pochino insolito, ma soprattutto, diciamo, le condizioni, come vedete, gli ombrelli aperti hanno un pochino condizionato anche per alcuni atleti la presenza a questa gara. Rispetto agli iscritti ne sono mancati 80. Quindi effettivamente è stato un pochino, ecco, questo che ha penalizzato un po' questa cosa. Qualcuno si è ritirato, ma molti non sono partiti. Sì. E ovviamente l'anno prossimo probabilmente ritorneremo alla vecchia formula del pomeriggio, forse un po' anticipata. Insomma, vedremo. Ancora ovviamente ci sono... C'è quasi un anno, quindi... Però già pensiamo alla 48esima edizione, vista anche un po' i risultati della 47esima, con grande spettacolo, soprattutto le due gare internazionali. Internazionale sicuramente quest'anno è stata una gara top, penso, insomma. Una delle migliori edizioni, perché c'erano presenti sia italiani che stranieri di assoluto valore. Ecco, effettivamente è stata molto molto equilibrata. Intanto qui vediamo proprio la gara amatoriale, i soliti fatidici tre giri che lo scorso anno furono fatti inizialmente. Qui c'è stata una piccola defiance, c'è stata allungata circa 400 metri più rispetto al previsto. Sì, è stato un errore del motociclista davanti, che invece di entrare nel Corso Italia è andato a finire a Sant'Agostino, però non se ne è accorto nessuno, esatto, ce ne siamo accorti noi. La corsa diciamo si è svolta regolarmente, quindi nessuno ha fatto erano 10 km esatti, ma erano 10 km e 400 circa. Sì. Quindi questo purtroppo ha penalizzato un pochino i tempi. Sì, nessuno fa riscontro dei tempi e dice: ma l'anno quanto ci ho messo? Invece esatto. Il problema è stato solo, ecco, chi doveva girare qui invece non sono arrivati. E comunque sì, ecco, come vedete ci sono ancora le pozze per terra, ma insomma, ecco, la temperatura ideale forse per il discorso ora si correva benissimo, quindi non ha dato noia per niente dal punto di vista tecnico. E qui hanno fatto un pochino la parte dei leoni gli atleti aretini, proprio i maggiori accreditati anche a questa competizione. Sì, gli iscritti erano quasi tutti della provincia di Arezzo e poco più, quindi a noi pensavamo che venisse altra gente anche da fuori, perché essendo il sabato sera, essendoci la gara importante dopo, invece la gente si sposta poco adesso, è difficile smuoverla. Sì. Poi per gare brevi, sì, come si suol dire, diciamo, per i 10 km ormai è diventata gara troppo corta, quindi diciamo le persone si spostano oltre 20 km, ecco, per oltre 20 km si spostano più facilmente, forse perché, non lo so, è una mentalità che si sta un pochino diffondendo fra gli appassionati, diciamo, noi della corsa. Oltre 20 km ne organizziamo una l'ultima domenica di ottobre, quindi, e il trail che è l'11 di novembre, quindi... A dispetto di questo, invece, come abbiamo anche a volte sostenuto, c'è stato la etiope che viene dalla maratona, addirittura lei ha ripreso in mano la sua preparazione partendo proprio dalle istanze brevi. Sì. Anzi, addirittura, tentava di fare proprio una specie di record, diciamo, quasi del mondo, qualcosa comunque del genere. 17 e qualche secondo, ha impiegato 15 e 35, quindi abbastanza. Partita forte, quindi ha detto anche proprio della manager. Si è visto anche che era lungo il percorso. E dopo negli ultimi giri è un pochino crollata, proprio perché il ritmo particolarmente forte l'ha un po' penalizzata. Poi era sola, era, quindi anche esatto. E qui intanto che vediamo proprio la schiera, diciamo, degli amatori, con la Jenny Genziana che poi è stata costretta anche secondo anno consecutivo a ritirarsi. Sì. È un pochino sottotono, sotto forma, diciamo, anche proprio della propria preparazione, ma dovuta proprio anche alle problematiche che ha a livello familiare con il padre, insomma, quindi tutte queste cose qui che hanno influito a non
poter completare la gara, insomma, ecco. E direi che lotta serrata anche fra le donne, diciamo, le maggiori accreditate sono sempre state un po' le stesse degli anni passati, e anche quest'anno, diciamo, la Barneschi Francesca ha colpito, diciamo, in pieno. Sì, è una gara che si trovava anche perché proprio l'apparenza è in terza posizione, qui ancora siamo al, sì, sì, soltanto al chilometro poco più, sì, sì. Però probabilmente è una gara che gli piace apparire in senso positivo, sì, quindi si gareggiare, cioè riesce a concentrarsi per fare sta gara. E qui, ecco, intanto vediamo anche Pastorini, ragazzini, Ciambriello, leader del circuito del Grand Prix, uno dei tanti leader del Grand Prix. Adesso, diciamo, dopo la prova anche della scalata al castello, è passato a condurre Alessandro Annetti, che fra l'altro approfittiamo di questa occasione per augurargli, sì, esatto, fargli tanti auguri, perché è diventato padre proprio nei giorni prima della scalata al castello, questa gara, quindi, sì. Quindi sicuramente un grande risultato dal punto di vista umano. E qui intanto vediamo gli altri partecipanti alla competizione. Qui siamo nella zona di San Laurentino, che tutto sommato si è svolta regolarmente, con questa transennatura laterale in cui viaggiavano un po' alcune auto, però devo dire che la presenza era piena, sì. Era piena perché c'era traffico, si vede proprio, io ho visto, è un orario forse un pochino particolare, però ecco, dobbiamo dire che la presenza della polizia municipale e poi anche dei volontari, insomma, hanno permesso il regolare svolgimento della manifestazione, a dispetto di qualche lamentela che, come oramai è diciamo quasi abituale, i corridori correvano in sicurezza, quindi non c'era sotto questo aspetto qui, veramente penso che, ecco, non possono dire assolutamente nulla, e hanno corso veramente in tranquillità. Vediamo proprio anche la polizia municipale, che anche loro hanno dovuto, diciamo, operare delle emergenze per quanto riguarda anche il traffico e anche per quanto riguarda, diciamo, la incolumità degli atleti stessi. Qui intanto vediamo gli atleti dovevano effettuare 3 giri di questo percorso di circa 3 chilometri circa. Esatto. E qui vediamo il quartetto di testa, con Malvin Matthews insieme a Tartaglini, Taos e Cardelli a condurre la gara, e tiravano questi ragazzi, insomma, ecco, c'è, cioè, una cosa che poi sì, hanno impiegato circa 34 minuti per fare 10 km 400, quindi, insomma, no, sono andati bene, sono andati, probabilmente potevano scendere sotto i 33 se diciamo il percorso era, quindi tutto sommato la serata era ideale per fare i tempi, come si è poi verificato anche per quanto concerne le due gare in circuito maschile e femminile, insomma. Qui intanto vediamo che perde quota un po' Cardelli, Giuseppe Cardelli, sì. Però il trio di testa con Tartaglini, Taos e Malvin Metici, vediamo proprio a condurre Alessandro Annetti leggermente staccato, poi il giovane Lorenzo Mori, che direi sta riprendendo, anche lui deve abbinare un po' gli studi, ora c'ha gli esami, quindi è un pochino, diciamo, anche danneggiato. Quindi abbiamo Cristian Taras, poi ecco vediamo ancora Graziani Emanuele qui in questo frangente, che sta inseguendo anche gli altri. Poi ecco, c'era Malfacia Alessio, l'atleta della podistica Lino Spagnoli di Perugia. Ecco, qui vediamo che gli atleti stanno inseguendo, però sicuramente un percorso pianeggiante che mette diciamo gli atleti in condizioni favorevoli, insomma, ecco. Cioè, questa è una gara sul ritmo, non c'è, ci sono poche variazioni di ritmo, c'è solo qualche curva, altrimenti dopo sono, sì salita, la salita più impegnativa è quella proprio dell'arrivo, quel pezzettino tra dal Corso Italia via Cristo, a Piazza Guido Monaco, quel pezzettino lì, insomma, ecco. Poi ecco qui tutto pianeggiante, ovviamente vediamo proprio anche il ritmo impresso dagli atleti, che mette, diciamo, un pochino a distanziarli i vari partecipanti. Vediamo proprio Cristian Taras, che anche lui comincia a essere stato un vincitore di questa gara, della scalata al castello. Se una o due volte nella vita, perché uno, anche lui è molto, questa gara qui ci tiene parecchio.
Niente, cioè anche lui comincia a essere, insomma, 76, quindi ci avrebbe, comincia a avere diciamo anche lui qualche annetto. Poi anche lui ha fatto diverse maratone, sì, maratone, direi che Giuseppe Cardelli, beh, ci sta sorprendendo, perché anzi ormai è diventato una, sì, aveva gareggiato anche la sera precedente nel suo paese, per Santo Stefano, era arrivato secondo, e però ecco, si vede se ho fatto, si è risparmiato, oppure qui ha dato tutto, che siamo a fondo a via Alice, via Crispi, siamo via Guadagnoli, via Spinello, qui siamo in via Spinello, via Spinello, sì. Via Spinello, sempre il trio di testa, con sulla sinistra Malvi, in Metrius, al centro vediamo Tartaglini e poi Taus. Direi che Tartaglini, Alessandro, sta attraversando un periodo particolarmente positivo. Ha fatto sempre, esatto, primo. Qui abbiamo visto la Volpi Francesca insieme anche all'altra atleta della US Nave, che, beh, direi che è andata molto, molto forte anche questa ragazza, ecco, che si chiama esattamente, e qui vediamo davanti Antonio che abbandona, sì. Era corso senza scarpe, ultimamente gareggia senza scarpe, quindi ecco qui, insomma, Banneschi insieme a Marraghini. Eh sì, anche la Varneschi sta andando forte. Sì, ha fatto il giro dell'Ubria, non so come è arrivata, però ecco, sicuramente gli è valso come preparazione per andare meglio, insomma, perché Gori fa 5 giornate di gara di seguito col riposo del mezzo, però sicuramente fanno come allenamento per dopo. Qui vediamo proprio, cercano di tagliare un po' nei punti, diciamo, nevralgici. Qui siamo a fondo della vespa. Sì, sì, sì. E qui ecco, vediamo che Malvin cerca di allungare nei confronti dei suoi diretti avversari, ma non demordono. Vediamo anche Cardelli sempre dietro, che non demorde anche ancora su questa. Piove, perché gli ombrelli sono aperti, quindi qualche goccia ancora. E questo effettivamente è stata forse la parte dolente, diciamo, di questa manifestazione, che fino alla fine speravamo che non giungesse acqua, poi ce l'avevano pronosticata che alle 7 doveva arrivare proprio prima della gara stessa, e vabbè, alla fine tutto sommato però ci ha permesso di svolgere, sì, la gara senza grandi, pronti come grandi problemi, perché dalle 6 in poi siamo, no, noi eravamo lì pronti da prima, però ecco, alle 6 abbiamo cominciato a chiudere tutte le strade che interessavano alla gara e a mettere a posto. Ecco, qui sembra che Tartaglini sia leggermente in difficoltà nei confronti di Taos e Malvin, e poi vediamo anche Cardelli dietro a cercare di raggiungere, poi ecco qui la Barneschi insieme a Marraghini e a Campani, due atleti rispettivamente sul piano maratone e nascita Montevarchi. E qui ecco chiaramente il parterre, la zona ormai abituée della scalata al castello, della mezza maratona, sì, diciamo in che fondo questo si vede quelli che vengono da via Margheritone, esatto, vanno, che vanno via verso Crispa, vanno via Crispi e poi vanno verso via Guadagnoli, e sulla sinistra quelli che vengono dalla parte opposta, da via Margheritone. Ecco, qui vediamo Alfieri che addirittura pensava di avere completato la gara, o forse voleva fare un ritmo un po' più sostenuto, poi ovviamente accusa, fa la volata e poi è costretto anche lui a fermarsi. Quindi c'è, cioè, diversi atleti si è ritirato? Almeno da questa immagine non sappiamo, riguardando un pochino le varie classifiche, forse è ripartito successivamente. Quindi intanto vediamo che leggera difficoltà Tartaglini, mentre i due di testa, Malvin Metrius e Zaccaria Taos, che sono reduci anche loro da entrambi dai 5.000 del campionato di società di Arezzo, due settimane prima, sicuramente però servono per queste cose. Ecco, anche Malvin è uno di quelli che gli piace le gare lineari, è basato un po' sul ritmo, anche sì, lui sì, mezze sì, maratone, sì, sì. 10 km, ecco, queste gare così è maggiormente accreditato. Cominciano a doppiare. E qui vediamo Terina Sireno con il marito, che sicuramente aspettava. Comunque hanno doppiato tantissime persone. Effettivamente il percorso, essendo 3 km, 3 giri, sì, comincia, sì, a essere, non solo gli atleti ci sono da 20 a 80 anni, quindi insomma. Vediamo qui intanto Tommasun, poi vediamo anche Nespoli,
Poi anche la Camilla Fontani che ha ricominciato a correre proprio la prima gara dopo Dopo, sì, addirittura quasi un è anno, più di un più di anno e un anno, sì. mezzo, sì. Poi Scaglia Gianmarco, addirittura verrà effettuata anche una competizione, intanto qui vediamo Magdalena Peruzzi insieme a Stefano Sinatti e poi Nicoletta Sanrelli. Dicevamo che la 19 Camilla Fontani, il agosto. 19 agosto, verrà ricordato la scomparsa di Sua fidanzata, di un ragazzo che era PES, fidanzato, di sì. PES Matteo, sì, che cascò, diciamo, dalla montagna, insomma, ecco, quindi verrà ricordata proprio lunedì 19 di agosto Faceva lo scalatore, insomma, in una competizione nel centro di Arezzo, addirittura con l'arrivo in Piazza San Michele, quindi nel Corso Italia, una gara in notturna di circa 7 km, ma comunque ne abbiamo occasione, insomma, di riparlarne successivamente. Però ecco, l'impegno da parte di Camilla Fontana insieme anche alla famiglia PES, quindi addirittura si chiamerà Run PES questa competizione e sarà il 19 di agosto. Intanto qui vediamo la Francesca Barneschi, poi lo Schicchi, vediamo che viene raggiunto dalla capo, poi abbiamo Di Renzone che addirittura farà la volata poi No, c'è da con dire che la Barneschi. Francesca in questo momento mi sembra proprio al massimo dello sforzo, perché l'ho vista inizialmente, allora l'ho vista con gli Però occhi sta quasi, però sta sì, crescendo, proprio, sta cioè dando si tutto, sente. è nel momento di maggior sforzo per cercare di, non so adesso se c'è qualcuno davanti oppure di mantenere la posizione. Qui vediamo anche Filippo Lelli, ecco qui anche l'altro atleta che anche lui ogni tanto qualche problemino ce l'ha avuto, addirittura è costretto a fare 6 mesi per 6 mesi anche la visita medica, quindi per controllarsi, Intanto insomma. qui E il qui medico ci sta cercando di addirittura andare via, qui sì. prende qualche metro di vantaggio nei confronti di Alessandro Tartaglini, qui siamo addirittura ecco, l'ultimo giro dovrebbe essere in via Vittorio Veneto, esatto, e qui il vantaggio di metri ci Vittorio Veneto sembra non penso. via Guido Monaco, scusate, che poi porta in via Spinello, ecco, diciamo che qui Malvine utilizza Vai l'azione Nicola, vai! massima, diciamo, di sprinter, questi qui dovrebbero essere gli ultimi L'ultimo chilometro e e mezzo mezzo, sì. questo, sì. E vediamo che Taos e Zaccaria, ecco qui proprio lo vediamo nella parte di via Margaritone, prima di portarli poi al traguardo, c'è cioè addirittura il raggiungimento da parte di Collini Tartaglini Gabriele. Qui passa. vediamo qui a destra e a sinistra, avete la volata lunghissima, addirittura questi partono a 200 metri, ma vediamo che Tartaglini sembra averla meglio in questo momento. Malvin resiste, però oramai la tenacia, la grinta di Alessandro Tartaglini, mazza ragazzi, L'ha fatta lunga, no, c'è da dire che mazza, Tartaglini è un in questo tenace, modo ha vinto un sacco di gare, sì. oppure si è piazzato anche perché. Molto forte è andato veramente, grande prova, vedete, guardate come arriva, effettivamente nessuno si poteva quasi immaginare che fosse poi raggiunto così. Mazza che gara, bella. Raggiunto il preciso la fidanzata, l'ha precisa, gli ha dato la mano. Eh sì. Grande prova, vediamo proprio soddisfatto anche della prestazione di Tartaglini che poi si è ripetuta anche domenica scorsa a Montepulciano Montepulciano, e quindi nella staffetta a San a Giovanni. San Giovanni Valdarno, che faremo vedere però verso la fine di giugno nel resoconto mensile delle gare di giugno, che ci sarà anche la marcia longa di Capolona e poi ci sarà anche la notturna di San Giovanni di Cianciano. Cianciano, quindi, e poi forse Ruscello 30 giugno. Quindi questo ecco per dire le prossime competizioni che saranno programmate per quanto riguarda il circuito del Grand Prix. Vediamo soddisfazione con il compagno di squadra Zaccaria Taus, poi anche Cardelli, ecco qui Matteo Mori era è arrivato. arrivato Emanuele Graziani, poi è arrivato anche Annetti Alessandro, insomma ecco stanno completando un pochino la gara tutti, ecco qui vediamo questo quartetto di problemi, poi vediamo anche Taras, poi ecco qui via via si susseguono un po' gli arrivi, vediamo grande comunque ecco fair play fra i vari concorrenti, proprio la soddisfazione di apprezzare il risultato, ma soprattutto anche di avere amicizie, Sicuramente insomma, ecco. c'è anche chi vince questa gara, anche se è quella amatoriale, però insomma un certo Sempre un certo prestigio a chi, prestigio. sì. Di E qui vediamo la Barneschi insieme a Di Renzone. Renzone, che addirittura Di Renzone ormai a questo punto qui vuole fare la volata insieme a Francesca Barneschi. E qui siamo proprio alle fasi finali della gara. Ecco qui vediamo proprio l'arrivo, ultime battute, viene accompagnato dalla telecamera. Grande
grandi immagini anche per quanto riguarda questi atleti che giungono al traguardo in contemporanea, quindi di Renzone e poi Francesca Varneschi, che vanno a completare la loro fatica. Grande soddisfazione anche, ecco, come vedete, anche per Francesca Varneschi, che probabilmente non se l'aspettava. E poi qui vediamo la Volpi Francesca, intanto vediamo Orsini, poi vediamo anche Volpi Cioli, dico poi Volpi, eccoli qua, si susseguono un po' gli arrivi, poi Liberatori la vediamo, ecco, vediamo però l'atleta del gruppo sportivo Nave, che purtroppo al momento non mi ricordo il nome, e poi la Liberatori Francesca al quarto posto, molto, diciamo, vicine queste concorrenti. Vabbè, gli uomini hanno fatto la volata, anche le donne, quindi anche sono dietro, però si no, è stata una gara molto, anche questa qui, molto combattuta, molto incerta. E qui siamo passati alle categorie giovanili, vedete, da quelli più piccoli che facevano circa 150 metri, veramente grande spettacolo anche per quanto riguarda questi bambini che hanno avuto a disposizione un parterre completamente libero, quindi potevano sbizzarrirsi a destra e a sinistra con un po' difficile per i giudici. Eh sì, questo qui, però ecco, diciamo che era combinata anche questa competizione per quanto riguarda proprio questa gara che avevano fatto alcuni già nelle un paio d'ore precedenti, avevano fatto anche l'arrivo dell'esordiati con il Port Sant'Andrea, che hanno messo a disposizione anche la loro organizzazione, e vediamo che sono stati veramente anche tanti, cioè circa quasi 100 sì, bambini, categorie proprio, lo spettacolo, sì. Abbiamo fatto tutto 200 metri, quindi lotta proprio, gare di velocità, essenzialmente gare di velocità, che però hanno entusiasmato anche i genitori, i ragazzi stessi, qualcuno casca all'inizio perché effettivamente essendo gare molto brevi e molto veloci bisogna partire, essere pronti alla partenza, esatto. Però volate lunghissime, vediamo veramente spettacolo, insomma, ecco, anche su questo aspetto qui potevamo fare, forse se c'era più tempo, fare proprio delle corsie, partire 4-6 per volta, però così forse più spettacolare, ecco, anche da un punto di vista proprio dell'immagine, dell'impatto. Vedete proprio con quale grinta questi ragazzi, che ovviamente molti di loro fanno anche atletica leggera, quindi gareggiano in pista. E poi siamo passati alla gara femminile, la gara in circuito internazionale, con ovviamente non un numero, diciamo, elevato, purtroppo, perché è sempre più difficile poter avere atlete più o meno dello stesso livello, poter, diciamo, confrontare, portare a confronto. E qui c'è stata proprio la Helen Tola, l'etiope, che ricordiamo è una delle migliori prestazioni mondiali nella maratona e anche nella mezza maratona, e addirittura anche nei 10 km. Però nei 5 km aveva un personale abbastanza modesto, diciamo così, normale. Quindi per un livello alto come era lei, 31 e rotti nei 10.000, fare 17 nei 5.000, insomma, sarebbe stato molto molto deludente. E però ecco, proprio perché vuole ripartire con velocità per poter poi affrontare gli impegni di autunno, che saranno sicuramente, può darsi, Berlino oppure altre maratone blasonate a livello mondiale, ha voluto ripartire, diciamo, da una gara di 5 km, una gara di 5 km, partenza molto forte, poi essendo un percorso anche qui un po' di curve, controcurve, la salitella di Sant'Agostino, sì. È chiaro che mette un po' a dura prova le atlete. Vediamo al secondo posto la Kewell, la Juliet Kewell e poi la Naimana, che inseguivano, ma già subito distanziate, quindi la lotta era quasi con se stessa, anche se poi nel finale abbiamo visto che l'atleta si è rilassata un pochino, o si è rilassata oppure era accusato, stanca, accusato perché probabilmente i ritmi, è partita fortissimo, io ero lì a Sant'Agostino e l'ho vista, dico ma nonna, cioè, l'intenzione era di fare il record, dico sicuramente, dico se continua così fa un bel tempo, poi certo. nei giri dopo il terzo giro cominciava a calare i ritmi, perché non è facile, insomma, mantenere i ritmi in quella maniera, bisogna avere anche una preparazione
diciamo da pista, e quindi anche il problema è quello, insomma, ecco, anche lei la pista probabilmente negli ultimi tempi l'aveva fatta un pochino poco e quindi si era un pochino preparata più per distanze più lunghe, perché chiaramente facendo anche la maratona sì, l'ultima l'ha fatta diversi. Addirittura l'ha fatta 2 mesi fa, 3 mesi fa, insomma, voglio dire, quindi non è che 2021. Non è che si recupera così facilmente come qualcuno pensa, immagina. Ci sono soggetti, atleti che fanno anche una maratona alla settimana, però chiaramente con ritmi molto blasonati, molto, molto blandi, insomma, voglio dire, quindi per chi vuole fare a livelli alti ne fanno 2-3 maratone l'anno, due maratone. Una primavera, una in autunno, e questo è il loro standard, cioè quello che loro possono utilizzare. Non per niente le maratone vengono fatte tutte da febbraio a aprile, diciamo, sì. E da ottobre, novembre, dicembre. Settembre, novembre. Le maratone, sì, dicembre, sì. Pochissimo, sì. E però, ecco, effettivamente per chi vuol fare un grande risultato, una grande maratona, adottano questi sistemi qui, insomma, una a primavera, una in autunno. Le mezze maratone possono essere fatte più praticamente, quindi noi abbiamo già avanzato l'invito anche a Elentola per quanto riguarda la mezza di Arezzo. Ci hanno ancora risposto con un punto di domanda, dice, ora vediamo un po' gli impegni, perché come dicevamo ha l'impegno di fare la maratona di Berlino, che potrebbe essere a fine settembre, metà settembre, fine settembre, e quindi ci potrebbe anche stare fare una mezza ad ottobre, perché poi c'è Valencia che vorrebbe fare a dicembre, quindi potrebbe entrare in mezzo la mezza di Arezzo, quindi ci auguriamo che questa possa accadere, perché sarebbe un grande spettacolo avere una protagonista che ha vinto anche 2 anni fa, c'è stata quella che ha vinto la scalata al Castello, poi ha vinto la mezza maratona e fece fra l'altro tempo 1:09 qualche cosa nella mezza di Arezzo. Questa potrebbe ancora fare un tempo più elevato, sì, perché potrebbe veramente scendere sotto l'1:07, quindi sarebbe un tempo stratosferico per quanto riguarda le mezze maratone a livello femminile, ma direi a livello assoluto, perché con 1:06 arrivi nei primi 10, diciamo, nelle mezze maratone quasi, insomma, ecco. Non in tutte, qualcuna non in tutte, la vinci. Esatto. Sì, assolutamente, potresti essere la protagonista assoluta della mezza maratona. Qui intanto vediamo l'arrivo anche delle altre atlete, quindi al secondo posto la KUL, Naimana al terzo, la Gatte al quarto. Oggi Rossina è stata una bellissima gara qui ad Arezzo, per me è la seconda volta, sono venuta già lo scorso anno a partecipare e mi sono sempre divertita. Anche quest'anno sono riuscita a confermare la prestazione dell'anno scorso, e le atlete in gara erano fortissime, e è stata una bellissima esperienza, c'era tantissimo tifo, un bellissimo percorso e quindi sono molto contenta. Ecco, abbiamo visto l'intervista da Ruffino Valeria, qui ci sono la scuola di ballo di Sanarelli Nicoletta, che ha agitato con la musica, e chi si voleva intromettere poteva andare anche a fare 2 salti. Epifan, il gruppo Epifan, che ringraziamo ovviamente pubblicamente per la loro partecipazione. Purtroppo la serata non è stata particolarmente suggestiva, però si sono divertiti, sappiamo, quindi questo ci fa estremamente piacere, sarà l'occasione per poter ripetere l'esperienza. E intanto che siamo partiti all'ultima gara in programma, quella delle maschile, che ovviamente è una gara che ha visto tanti partecipanti, l'unico neo forse la mancanza di Stefano La Rosa, che purtroppo per un problema al piede non ha potuto partecipare e non è neanche venuto da noi, perché diciamo gli dispiaceva poi non essere della partita, insomma, quindi ormai è un appassionato di Arezzo e quindi quando è ad Arezzo lui vuole essere protagonista, insomma, ecco, quindi se non è nelle condizioni fisiche ottimali, ahimè, diciamo, ha declinato l'invito. Ci dispiace anche, si dispiace, perché poi ha visto anche le immagini che abbiamo messo sulle magliette, sui poster, eccetera, quindi il ricordo anche dell'edizione dello scorso anno ha fatto estremamente piacere. Ma intanto qui vediamo Guazzola, l'atleta giovane piemontese, che quest'anno si è fatto notare molto bene per quanto riguarda i 10.000, scendendo sotto i 29. Poi vediamo Lorenzo Dini, maglia gialla, anche lui altro atleta che ha fatto un salto di qualità notevole vincendo i campionati italiani. È già qualche anno che è sulla breccia, sì. Quest'anno sembra, cioè, fino adesso era
promessa, quindi adesso è diventato un pochino più grande, cioè, assoluto... adesso 24-25 anni si comincia a essere a maturare un pochino anche per queste distanze qui, perché lui infatti prima faceva gare più brevi, quest'anno ha fatto anche la mezza di Milano, Milano, e ha fatto un bel tempo, quindi ora si è allungato la gittata, quindi su queste sono le sue gare. E fra l'altro poi allenato da Stefano Baldini, che anche lui poteva essere, diciamo, presente alla scalata al Castello, ma aveva per l'appunto quella serata lì il compleanno, il suo ennesimo compleanno, e quindi l'ha voluto, diciamo, festeggiare con tutta la famiglia. Quindi intanto vediamo Calale a tirare il gruppo, quindi il ritmo subito sostenuto anche qui, proprio con l'intento di fare tempo. Ormai, essendo la gara omologata a 10 km, l'obiettivo è quello di, diciamo, fare anche in grande tempo, perché poi viene riportata a livello IAF, quindi è chiaro che è una prova importante. Quindi già dobbiamo, ecco, anche Daniele Meucci, che veramente sembra tornato alla grande, quindi sì, Arezzo ci è piaciuto anche come correva, proprio corre benissimo, proprio leggero, spinge bene, non me lo ricordavo che corresse così, guarda, proprio come me, ecco, anche lui è però è un pochino più ondeggiante, sì, non è più... però è forte, sì, ragazzi, è forte, ha vinto, quindi quindi questo la dice lunga. Poi ecco anche la Baruta, che anche lui era stato forse un anno un pochino in sordina lo scorso anno, ma già due anni fa erano i maggiori protagonisti, 28 poco più dei 10.000, insomma, ecco, quindi questo fa capire un po' le caratteristiche di questi atleti. E poi Kipengerici insieme a Dini e Salami, anche Salami ha fatto un grande risultato, direi. Ecco qui intanto proprio vediamo Dini e Meucci, leggermente staccato in questo caso qui Salami, Dini e Meucci che cercano chiaramente di rintuzzare, di riprendere il Kipengerici, che è leggermente davanti a loro. Ecco, vediamo che l'hanno raggiunto in questo momento, qui siamo ancora a circa 2-3 giri dalla conclusione, però ecco, li vediamo molto molto decisi. Qui vediamo, ecco, Guidotti viene doppiato, e quindi a questo punto che è costretto al ritiro. Sì, infatti di 30 che sono partiti ne sono arrivati 19, però, sono riusciti però, a non farsi doppiare, quindi fra questi c'è anche Yassine El Khalil, che insomma è riuscito, ha fatto un bel risultato, lo rivedremo probabilmente anche alla corsa di Telese del prossima metà di giugno, un'altra gara internazionale in cui sarà presente anche lì, sarà presente Calale, sarà presente Meucci, quindi e poi insomma anche tanti altri atleti, sì, forti. Una 10 km, Atleti Terme, quindi una gara. Io ho partecipato a questa gara qualche anno fa, è organizzata benissimo, ci sono i soldi perché lì ci sono le terme, quindi è anche facile, insomma, organizzare una gara in quel posto lì. È bellissimo il percorso, è un giro unico. E fra l'altro dobbiamo dire, tanto anche qui abbiamo Kem Lal, che quest'anno insomma è cresciuto nella parte conclusiva, ha staccato la compagniera insieme anche a Yassine El Khalil, che poi ha perso negli ultimi tempi, ma era in un periodo di Ramadan, quindi anche lui è finito ieri il Ramadan, quindi ora dovrebbe rientrare alla grande. E dicevamo per la corsa di Telese che l'anno prossimo potrebbe essere una combinata scalata al Castello Telese, proprio perché hanno più o meno le stesse caratteristiche di la gara, anche se è una gara più in linea, la nostra gara in circuito, però i soggetti, gli atleti gli maggiormente accreditati sono qui e sono lì, quindi possiamo veramente trovare una sintesi insieme. C'è stato un primo approccio con questa società, diciamo, che organizza la Telesina, e quindi vedremo un po', perché potrebbe essere, anche loro fanno un'altra mezza maratona ai primi di ottobre, quindi ecco, facciamo più o meno le stesse cose, distanziate, diciamo, chi prima chi dopo la mezza maratona e la gara di 10 km, sì, quindi potrebbe essere anche uno scambio positivo. Due anni fa è stato campionato italiano assoluto, quindi anche loro, quando noi avevamo il campionato italiano master, quindi quell'anno lì, quindi 2015. Loro come organizzazione, anche loro sono efficienti ovviamente, quindi sono persone che oramai sono diversi anni nella breccia. Hanno un vantaggio loro, che c'è molto più molto più corridori da quelle parti. Sì, c'è molta partecipazione. Molta partecipazione. Esatto. È molto più facile organizzare le gare, ogni tanto vedo, guardo. No, i numeri sono elevati. Sono elevati, sì. Rispetto a noi sono tantissimo, molti di più. E qui intanto vediamo proprio lo scorrere degli atleti, che ecco qui vediamo la spinta abbastanza decisa di Daniele Meucci, che cerca di scrollarsi di dosso Kipengerici, e poi Lorenzo Dini, che ancora non demorde, lo vediamo proprio nelle fasi
concitate, qui ancora mancano circa 600-700 metri alla conclusione, e queste curve contro curve a volte fanno perdere un po' il ritmo, però vedete la falcata lunghissima anche di Kip Engetti, cioè che non vuole demordere, addirittura adesso lo risupera, e qui si è lotta serratissima fra i due antagonisti per arrivare al terzo posto, mentre Irabaruta oramai ha una marcia in più rispetto a loro, e Calale che è partito subito per scendere sotto i 28, poi soltanto per pochi secondi, 3 secondi addirittura, non scende sotto i 28, altrimenti sarebbe stato uno dei tempi più importanti a livello mondiale, insomma, ecco, quindi qui vediamo l'arrivo di Calale, che ovviamente anche il tempo di salutare, quindi se non avesse fatto quelle cenoni forse quei tre secondi l'avrebbe evitato. Si vede che spinge fino alla fine e va a fare con 28.03, quindi un grande tempo. Al secondo posto Irabaruta 28.11, anche lui è andato molto molto forte. E poi vediamo la volata lunghissima, vediamo di Daniele Meucci insieme a Kip Engetti, vediamo proprio la lunga falcata qui, veramente impressionante, ecco, vedere proprio questa corsa insieme, e qui sta spingendo forte, e quindi finisce in 28.19, quindi grande risultato anche per Daniele Meucci, 28.21 con Kip Engetti, 28.25 per Dini Lorenzo, anche Salami sotto i 29, 28.42, Sitek 28.52, e poi Zivincunda, l'atleta che vinse la Castelbuono in Sicilia, ha finito all'ottavo posto con 29.07. Dobbiamo dire anche che Yassine El Khalil termina la sua prova con 30.09, direi un grande risultato considerando tutte le curve. E poi tutte le problematiche che ha avuto diciamo, da un punto di vista proprio anche del periodo particolare, che ci auguriamo nei prossimi proseguo andrà sicuramente meglio. Quindi intanto vediamo il podio con la presenza dell'assessore Nisini e con Giorgio Cebai, insieme poi anche a Claudia della Novarte. Daniele, è stato un bel test per questo periodo, e il programma futuro, l'appuntamento fondamentale di quest'anno sono i mondiali. Sono molto contento e diciamo che oggi l'obiettivo era buttarsi dietro e provare a correre quello che oggi avevamo. Diciamo che è stato un gran test su strada, abbiamo fatto penso di aver fatto comunque una bella gara e un buon risultato, e comunque per adesso l'obiettivo più vicino intanto sono la Coppa Europa di 10.000 e poi dopo vedremo i programmi. Sì, sono molto soddisfatto, è la prima volta che vengo a correre ad Arezzo, è un'atmosfera molto bella, sono contento di essermi confrontato oggi con Daniele e con Lorenzo per vedere a che punto ero, e sono molto contento. Anche il mio obiettivo è la Coppa Europa, e insomma vediamo, la strada e gli allenamenti stanno proseguendo bene, e quindi andiamo avanti così. Mi allenerò un po' con Lorenzo e un po' con Daniele nei prossimi mesi per crescere ancora. Ed ecco qui vediamo a rallentire l'arrivo di Helen Tola, grande personaggio in campo femminile, e poi anche per Ismaele Shelanga Kalale. Per quanto riguarda il settore maschile, con questo diciamo si completa la 47esima edizione della Scalata al Castello, l'appuntamento ovviamente a fine maggio 2020 con la 48esima, quindi una panoramica sulla città di Arezzo che ospita sempre questa. E il 14 di giugno a Capolona. Bene, con questo ci rivediamo alla prossima puntata, che sarà a fine giugno.